Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi continuiamo la Carly Legacy. E come avrete letto dal titolo, oggi inizia la fase adolescenziale vera e propria di Oliver. Si inizia il liceo, ragazzi. È arrivato il momento di iniziare con il liceo. Intanto ho detto a Lily di fare una composizione floreale, che così continuiamo avanti, andiamo avanti con la nostra mega collezione, che ovviamente non saprò più dove mettere le composizioni, ma va bene. E quindi possiamo notare la sua nuova tenuta, diciamo, capelli più che altro. E basta, adoro. Mentre Oliver, anche lui stamattina sono alzati tutti presto e insomma sta prendendosi cura degli animali, dei polli, di burrita, eccetera, eccetera. Ok, e pulisci pure il capanno. Mentre, ecco, tra un'ora, ragazzi, dobbiamo essere pronti. Allora, casomai questo lo fa tuo padre quando viene a casa. Non lo faccio mangiare perché comunque tra poco andremo verso il liceo e quindi ci sarà la mensa. Però magari vieni qua, lavati i denti che ti faccio anche cambiare di abito. Ok, Lily ha terminato la composizione, nutri pure la pianta mucca. Questa è la primavera tetraedrica, molto bella. Aggiungiamo un vaso e facciamo proprio quel vaso primaverile, esatto, che è quello azzurro con i fiori. Ha bevuto un tè che appunto è rimasto dalla sera precedente e basta. Dunque tu sei a posto, sì, magari ci cambiamo di abito perché insomma andare a scuola così non mi sembra il caso. E ci mettiamo. Ah, tu c'hai solo quelli. Va bene, ci mettiamo con gli abiti per uscire. Così vediamo i nostri compagni di classe, tutti gli altri ragazzi, la preside. Vediamo perché ho fatto i cambiamenti, no? Come avrete visto anche dal precedente video, ho aggiornato e rinnovato tutto Copperdale. E intanto sta arrivando, ok. Ho rinnovato tutto Copperdale e quindi vedremo il liceo nuovo che avete già visto comunque e tutte le nuove famiglie. Io col fatto che le ho aggiunte, no, queste nuove famiglie perché le ho modificate nella mia partita del save file, quindi non so se saranno le stesse, però vediamo un attimo. Ok, Oliver sta per andare a lezione, ti andrebbe di unirti, ma certo, è la prima volta, quindi andiamo. Ed eccoci ragazzi, siamo arrivati al liceo di Copperdale. Che bello mostrarvi una mia creazione. Ci ho messo tantissimo ragazzi per costruirlo, ma vabbè, comunque saltiamo questi convenevoli che li avete già visti, sentiti e ribaditi nel video precedente a questo, che comunque ve lo lascio qua da qualche parte, che così potete andare a visitare per bene i lotti che ho costruito e che ho rinnovato. E siamo qui. Finalmente, ragazzi, per la prima volta accedo al liceo. Cioè, nel senso che avevo già guardato qualcosina perché comunque l'ho dovuto testare questo lotto, quindi qualcosa ho visto, però non così nello specifico. Intanto noto che qui nella stagione invernale non c'è la neve. Pensavo di sì, sinceramente, pensavo ci fosse la neve, ma a quanto pare no. E visto che stiamo per entrare, io direi che facciamo una foto e poi capiamo chi sono i nostri compagni di classe, perché voglio mettermi esatto così. Oh, ma c'è la preside allora! Ah, vedete che anche lei ha subito un rinnovo che non si direbbe, ma in realtà sì. Ok, vieni qua che voglio farti la foto, magari siediti, dai. Voglio fare la foto davanti al liceo. No, però girati, dai, da questo lato. Ecco, bravo. Benissimo, vediamo se riesco a fare la foto subito. Ok, sì, si vede un po' poco. Però l'importante è che si veda la maglia. Ok, questo è il massimo. Niente, viene male sta foto, quindi vieni qui, alzati, forse faccio prima. Ok, immagino che sarà un problema, ragazzi, perché essendo un lotto molto grande, probabilmente mi darà dei problemi di velocità. Guardate, cioè ne sono già sicura. Ok, vediamo di fare magari una foto di questo tipo di genere. Ok, e magari anche un primo piano, però non riesco a farlo perché giustamente non si vede. Vabbè, comunque intanto l'ho fatta una e direi che ci addentriamo. Allora, vediamo cosa dobbiamo fare. Tempo libero mattutino,
Intanto mettiamo play. E informati sulla nuova scuola tramite il preside. Però la preside è qua, io vorrei che andasse nel suo studio. Allora, come entriamo, appunto, è molto colorato, ragazzi, l'ho voluto mantenere così. Io direi che forse dobbiamo prenderci prima l'armadietto, però secondo me lo danno come qua, cose da fare. Quindi, adoro questa parte, ragazzi, cioè questa parte l'adoro troppo nei licei, nei film, nelle serie TV, si vedono queste cose, che c'è tipo la segreteria e poi la stanza del preside con le finestre. Vabbè, comunque, io vorrei che la preside, vabbè, insomma, non va nel suo ufficio, quindi presentiamoci in modo amichevole qua fuori nel cortile. Ecco, mi raccomando, non fare queste scenate subito davanti alla preside, che è il nostro primo giorno. Noi siamo, diciamo, le nuove matricole, mettiamola così. Buongiorno, signora preside, oggi è il mio primo giorno di scuola e vorrei informarmi un po', appunto, sulla scuola. Visto che è una scuola nuova per me, sono appena diventata adolescente. Vedete, ragazzi, che non ce l'ha più la barba. Non so se mi si è tolta per com'è che si dice? Per l'outfit, però vabbè. Lily, tu lavori sempre da casa, grazie. Allora, ci siamo informati sulla scuola. Visto che sono nuovo, vorrei sapere un po', insomma, le lezioni, dove sono collocate le varie aule, la mensa, come funzionano magari le cose pomeridiane, i corsi pomeridiani. Vediamo. Benvenuto al liceo di Copperdale, signor Watson. Elementare Watson, sembra tipo. Spero che riuscirà ad ambientarsi senza particolari difficoltà. Abbiamo due sessioni, una mattina e una nel pomeriggio. Per il resto, gli studenti sono liberi di interagire e socializzare con i compagni e di studiare secondo i propri ritmi. È stato assegnato all'aula 1, ok, vado pure a salutare l'insegnante. Tenga presente che sono previste delle verifiche ogni venerdì, quindi siamo all'inizio della settimana, abbiamo tutto il tempo. Può servirsi di uno dei computer per prepararsi, ma anche avvalersi dei suoi appunti. Il nostro istituto terrà inoltre della sessione di studio dopo le lezioni ogni mercoledì. Ah, ok, quindi al mercoledì si terranno delle lezioni di studio. Eccolo qua, rivendica un armadietto. Subito, ragazzi, lo andiamo a prendere. Allora, l'aula 1 dovrebbe essere questa. Credo. Come faccio a saperlo? Però sì, non lo so qual è la mia aula, quale sarà l'aula. Comunque ci sono vari armadietti un po' dislocati lungo il largo. Io direi di tenere uno di questi. Magari ci prendiamo uno di questi qua. Ah, questo l'hanno già preso. Wow, a tema scientifico. Questo di chi è? Non me lo dice. Allora ce ne prendiamo uno giallo. Ah, di questi non posso prenderli perché sono di quelli grossi. Di questi non si può. Ma posso prendere un armadietto? Ah, uno di questi qua. Fantastico, questa sta facendo la posa T. Sì, mi sa che questi sono gli unici che posso prendere. Allora ce lo prendiamo, questo qua, verde acqua. Vai, rivendica la proprietà. Saluto la preside, grazie, arrivederci. Ma devo andare a lezione che mancano 40 minuti. Muoviti. Ok, vai, entriamo pure. Lui sta avendo freddo. Lo sapevo. Adesso ci cambiamo. Volevo fare solo una foto con la divisa. Suonate la campanella. Ok, siamo entrati ragazzi, che bello. Vediamo così. Oh, che bello! Adoro questa visuale. Salve, buongiorno. Sarà un professore sicuro. Ok, questo. Preparati per la lezione, ma io volevo prima rivendicare l'armadietto. Ok, parla con l'insegnante del programma. Allora, questo è nostro. Quindi, innanzitutto, bello, decoriamo ragazzi. Lo decoriamo. Speriamo che tu non abbia freddo dentro, ok? Speriamo di no. Decoriamo l'armadietto, ragazzi, vediamo con cosa possiamo. Decorazioni anime, appassionati di ecologia, accademia oscura, gotiche, grunge, kawaii, snob, sportive, videoludiche. Ah, ma c'è solo questo? Io penso ci fossero delle altre. Allora cosa possiamo metterci? Snob, kawaii, sportive, videoludiche. Non c'era qualcosa legato agli animali? Vabbè, ci mettiamo. Proviamo le decorazioni kawaii. Vediamo un po'. Vabbè,
Vabbè, dai, un po' di animaletti ci sono. Va bene, dai, prenditi. No, mancano pochissimi minuti. Quindi io spero sia questa l'aula e non ho capito quale sia. Aula 1, perfetto. Presentazione amichevole. E poi ci sediamo a un banco. L'aula di scienze, infatti, vedete, quella tutta decorata appositamente con tutte le cose dedicate alla scienza. Salve. Ok, frequenta la lezione di matematica. Allora, così capiamo anche chi sono i nostri compagni di studi. Ah, beh, proprio primo banco subito. Salve, professore. No, ma quello non è il suo posto. Il suo posto è questo, comunque qui. Dai, che stanno arrivando anche degli altri alunni. Ok, per ora siamo in quattro. Professore, come sarà la sua lezione? Frequenta la lezione di matematica. Ok, salve, chi è questa? Savanna, vero? È bellissima questa sim. Sì, dai, basta parlare con l'insegnante. Insegnante, ci mostri un po' la matematica. Anche questo fa parte degli Ario, credo. Se non erro, sì, mi sa che lui è uno studente. Ok, dai, frequenta, prendi appunti. Che voglio farti una foto. Ottimo, che bello. Ok. Sì, mi piace questa cosa. Sì. Adoro. Ok, vediamo il professore cosa fa. Se ci delizia con qualche frazione, qualche integrale, qualcosa. Vabbè, professore, buongiorno. Lei è un professore, deve spiegarci un po' qui. Vabbè, niente, è andata la lezione. Comunque, io direi che possiamo socializzare magari con i nostri compagni di classe. Il pranzo, ok. Intanto ci magari presentiamo a Savanna, raga. Dai, lui comunque è un po' goffo, quindi cercherà di, sì, fare amicizia, però con la sua goffaggine, no? Quindi, ah, si tiene a debita distanza, vabbè. Studente Brian, Dominio e Noah. Ok, sono un po' buggati ragazzi questi sim, però va bene così. Usa interazioni amichevoli con un membro del corpo docente. E allora il professore. No, raga, sono tutti impallati, io lo sapevo. Sapevo! Sbaggati, Oliver! Direi che ci cambiamo di abito perché ormai con questa divisa abbiamo fatto vedere a tutti che siamo nuovi. E direi che possiamo stare con questi qui tranquillamente. E a questo punto, dai, facciamo un'interazione col corpo docente. Salutiamo il professore, grazie, alla prossima settimana o alla prossima lezione. Discuti degli interessi e poi presentiamoci a Savanna, cosa che, ok, riesco a fare. Proviamo con la presentazione amichevole. Qui a scuola cosa vuoi fare? Frequentare una lezione? Ok. Raga, sono tutti buggati. Ok, perfetto. Forse ci siamo. Salve professore, grazie per la lezione di oggi, ma arrivederci. Poi vorrei andare anche a pranzo, quindi muoviamoci con queste interazioni. Ok, perfetto. Vai a salutare Savanna, eccola, come per dire, ah, questa è la più bella della classe. Chissà se mi noterà. Ma lei ha un fare molto snob, no? Però vediamo. Ciao! Con questo molto sbracciare. Usa interazioni amichevoli con un sim studente. Dai, l'ho appena fatto. Ciao Savanna, sono nuovo. Ok, ciao. Perché? Presentati, muoviti. Mamma mia, Oliver, sei proprio goffo anche qui, eh? Dai, andiamo a pranzo, vieni qui, mettiti in fila. Lo sapevo, ragazzi, che è molto buggato questo lotto, ma non so se è il lotto o effettivamente tutta l'espansione. So che è molto buggata l'espansione, però cavoli, cioè, mamma mia. Per fare le azioni ci mettono 3 quarti d'ora. Ok, comunque andiamo a metterci in fila, prenderci un pasto. Mamma mia, che scelte! Cosa ci prendiamo? Hot dog avvolto nella tortiglia? Panino hamburger, panino junior. Panino con hamburger, dai. Vai, vai, prenditi questo panino, tanto altri 3 quarti d'ora per mangiare. Ah, ci dà proprio il pasto al, al
il vassoio lì, com'è che si chiama? Ok, intanto vedete che arrivano anche gli altri ragazzi. Lei è Jaslyn, ok, vengono tutti qua, anche il professore. Perfetto, qui abbiamo anche Sidney, che è il fratello, poi qui abbiamo la preside con la figlia, che è Molly, quindi direi che ci presentiamo anche a loro. Ti prego, dimmi che, ok, benissimo, vieni a sederti, non col professore però, vieni qua, bravissimo, bravo, siediti pure qui. No, vai fuori, dove vai? Proprio fai la sociale. Dove vai? Torni da savanna! Oh mio Dio, torni da savanna! Cioè, proprio colpo di fulmine? Ciao savanna, scusa, ma nella mensa ci sono troppi sim, non riesco a starci. No, ma va bene. Guarda, stavo giusto riflettendo sui compiti che ci ha dato il professore di matematica. Dai, siediti e mangia, però. Mamma mia. Va bene, dai, proviamo a socializzare nel mentre se ce la facciamo. Ok, allora è molto che sei qui. Ah, guarda, io abito qui a Copperdale e sì, insomma, frequento anch'io il primo anno, insomma, ecco. Come mai non ci siamo mai visti? Perché io, guarda, abito in campagna, vengo qui, prendo l'autobus, ci metto veramente tantissimo tempo per raggiungere la scuola. Ah, no, io vengo praticamente a piedi, sono qui giusto dietro l'angolo. Ah, va bene. Vuoi mangiare, Oliver? Mamma mia. Ok, intanto, giusto perché vogliamo socializzare con lei, continuiamo a chiacchierare, magari impariamo a conoscere. Allora, sai, è il mio primo giorno qui, vorrei cercare di fare amicizia, ma vedo che lei non ne vuole sapere, perché giustamente va alla prossima lezione, che oggi è scienze, oggi pomeriggio, e vediamo un po'. Ok, vai alla. Ok, vai. Ah no, ma guarda, vedi? Ah, che sciocca! La seconda lezione si trova sempre qua. Perfetto. E ci si mette di fianco a noi. Benissimo. Ah, è sempre lui il professore perché giustamente fa matematica e scienze. Quindi il pranzo sta per terminare. Oh, benissimo. Finalmente il nostro professore si è degnato di illustrarci la lezione di oggi, che sarà su scienze. Durano poco queste lezioni, già 20 minuti. Vabbè, comunque, mi raccomando, non socializzare, non chiacchierare, prendi appunti, bravissimo. Vedo che scienze è seguita molto in pochi, mentre lui adora scienze perché adora gli animali, adora tutto ciò che riguarda la chimica, insomma, adora fare pozioni, chimicare, sezionare. Collezione di rocce. Per la lezione di geologia, addirittura, l'insegnante ha portato in classe la propria collezione di rocce e chiede agli studenti di passarsele, in modo che possano toccare con mano qualche esemplare geologico. La collezione vanta alcuni pezzi preziosi e l'insegnante potrebbe non accorgersi della mancanza di uno di essi. Prova a prendere una roccia, oggi non si ruba, è il primo giorno di scuola, Oliver. Non si ruba. Ok, speriamo siano tutte intatte. Oliver è un cittadino modello, esatto, di sicuro la collezione vanta alcuni preziosi esemplari, ma niente che valga quanto i principi di Oliver, bravissimo Oliver. Perfetto, e così abbiamo terminato la lezione di oggi. Quindi, dai, racconta una barzelletta sui professori. Anche se c'è il professore lì davanti a noi, ma speriamo non ci senta. Ok, meno male che ha riso la nostra battuta, sicuramente sarà stata brutta, ma va bene così. Ok, continuiamo a questo punto a socializzare e vediamo, chiediamo amichevole, fai un bel complimento. No, hobby, chiediamogli un po' degli hobby, dai. Rapporto di fine giornata. Gli insegnanti hanno raccolto i compiti e congedato gli studenti. Alcuni sim sono rimasti nei paraggi, ma tutti sono liberi di tornare a casa. Dopo aver osservato il rendimento degli studenti a casa e in classe, ecco come sono andati. Oggi Oliver ha consegnato un buon lavoro e ha ricevuto qualche apprezzamento. Benissimo, devo fare qualcosa? Solo da fare dei compiti a casa. Va bene. Allora, Savanna, dai, ci vediamo l'indomani a scuola. Parla della temperatura fredda, va bene, poi la salutiamo.
Ok, Oliver a sto punto gradisce la pittura e i videogiochi. Interessante, interessante. Benissimo. Allora, Savanna, ciao. Devo andare, adesso vado un po' a studiare, mi rifugio un po' nei miei compiti e nelle mie materie preferite. E lei dirà, oh, ma questo appena finito la scuola già si butta sui compiti. No, vabbè, raga, tutti film mentali. Va bene, ciao, ci vediamo domani. Ok, ciao, Savanna, ciao. Vieni qui. Cosa possiamo fare all'armadietto? Datti una sistemata e ce ne andiamo in bagno perché urge il bagno, che sono quelli dei maschietti di qua. Poi, visto che bisogna fare degli scherzi, ho visto dalla sua ispirazione, ma ok, clicca sul lavabo, un altoparlante addirittura, una scrivania, un gabinetto. O un armadietto, seleziona un'interazione, fai uno scherzo o hackera. In aggiunta, i sim possono fare scherzi ad altri sim cliccando sul sim. Ah, ok, sì, va bene. Va bene. Vediamo un po' come riusciamo a fare. Con gli armadietti non lo sapevo. Ma vediamo un attimo. Vediamo come possiamo fare. Nell'armadietto, però, non me lo fa fare. Forse di qua, da questo lato. Vediamo se la preside, raga, ma dove è finita? Ma è ancora là. Ma la preside è sparita, sarà tornata a casa. Immagino, devo guardare prima, forse effettivamente. Ah, di qua chi abbiamo? Ah, salve, lei non è vero. Ok, lei è uno studente, quindi possiamo venire di qua. Ok, anche di qua hanno fatto matematica, però questa è l'aula di letteratura. Devo dire che a lui non piace letteratura, quindi manometti la lavagna per scherzo. Ok, vediamo un po'. Rimaniamo comunque qui e non so se rimangono altri studenti in giro perché di sopra c'è l'aula di pittura, comunque di arte, altre sedute per studiare, qua l'aula di musica, ma noto che comunque non c'è nessuno, cioè raga, non c'è veramente nessuno, cioè nel senso che sono pochi. Sono rimasti. Oddio, l'insegnante. Sono rimasti veramente in pochi sim, comunque studenti. Ma dove sei andato a lavarti le mani? Ma stiamo scherzando? Perché non riesci a usarle? Scusa, eh. Ma che strano. Appunto, dicevo che peccato che ci siano così pochi studenti in giro. Cioè, non capisco perché. Vabbè, comunque, vai, manometti pure, già il primo giorno di scuola. Basta che non finiamo nei guai. Però uno scherzetto, dai, ci può stare. Eccolo, eccolo che parte. Vediamo cosa fa. Speriamo che non venga beccato da un professore, perché ho visto che era impegnato a palleggiare col pallone, quindi magari non lo beccano. Ok. Vediamo, cosa ci dicono, perché non è detto. Spero che non ci prenda il professore. Ok, qui c'è Noah, Kane. Io direi che possiamo approfittare di stare qui a scuola e fare i nostri compiti. Eccolo, ok, il primo l'ho fatto. Vediamo cosa ha disegnato. Vabbè, una stupidaggine. Ok, allora per farci i nostri compiti, io direi di andare in un'aula studio e provare a fare i nostri compiti. Vediamo, andiamo vicino al nostro armadietto. E ci mettiamo qui. Dai, vieni qua e ti siedi. Siediti. E facciamo i compiti. Vediamo se abbiamo dei compiti particolari o solamente fai i compiti. Ok, solamente fai i compiti. Potevano metterci però, fai i compiti di matematica, fai i compiti di storia. Ma più bello, no? Vabbè, comunque, per domani abbiamo detto. Non mi ricordo più che lezioni abbiamo, però va bene. Ma perché in bicicletta te la devo togliere sta bicicletta? Io lo sapevo. Vabbè, dai, siediti e facciamo i compiti. Basta che stai qua e non ti muovi. Bravo, perché questa non la studio e bisogna studiare qui. Con l'altoparlante non si può fare niente. Allora non lo so, ragazzi, come si può fare ulteriori scherzi. Vabbè. Comunque, noi stiamo qua. Il nostro primo giorno di scuola è andata piuttosto bene. Le sue materie preferite hanno fatto, hanno studiato, quindi ci sta. Mi sa che ormai non c'è più nessuno, in effetti sono le 7. Quanti
Qualcuno buggato ancora c'è o sono andati tutti a casa? Sono andati tutti a casa. Sì. Ormai è rimasto solo lui. Però vedete, cioè, peccato. Perché non rimane nessuno? Cioè, è un po' brutto. Non c'è neanche quello della mensa. Vabbè. Comunque, facciamo così. Finisco di fargli fare i compiti e poi domani, cioè, ci rivediamo tra poco a casa. Lo faccio cenare. Chiediamo anche tra i genitori come è andato il primo giorno e basta. Ed eccoci tornati, quindi tornati da scuola, subito a chiedere: allora, tesoro, com'è andato il primo giorno di scuola? Vediamo un po', vabbè, discuti di alta cucina. Intanto Jasper sta ricamando un profilo di gnomo. Chiediamogli appunto chiacchiere. Non si può chiedere della scuola? Hobby? No, interessi? Discuti di enigmi logici e poi vediamo. Non si può chiedere della scuola, ma davvero? Affetto. Vabbè, esprimi ammirazione. Pensieri profondi. Fai una. No, conversazione profonda. Vabbè, insomma, stanno parlando comunque della scuola. Lui si appunto, mannaggia. Allora sua mamma, insomma anche suo papà, diciamo, no? Vogliono sapere un po' com'è andata. Allora lui risponde: ma sì, dai, ho fatto le mie materie preferite, matematica e scienze, le mie preferite. C'è il professore che è un po' strano, però sì, mi piace, insomma mi piacciono gli argomenti che ha trattato. E ho conosciuto nuovi sim, ho conosciuto la preside, e insomma mi sembrano persone abbastanza buone. Non so come dirlo. Imita un membro della famiglia. Però sì, dai, cioè, mi è piaciuto anche l'ambiente, mi piace molto. Dovrei effettivamente vedere se ci sono dei corsi extra per tenermi più impegnato nel pomeriggio, anche se effettivamente devo. Insomma, in un qualche modo aiutarvi anche qui a casa con il vostro giardino, le coltivazioni, e lei sicuramente gli dirà: ma tesoro, non ti preoccupare, fai i corsi che ti servono, che più ti piacciono, che più ti interessano, e non stare a preoccuparti qua a casa che ci pensiamo io e papà, insomma, cerchiamo di mettere a posto il giardino, le nostre decorazioni, composizioni, ecco, non ti preoccupare tesoro. Bene, perfetto. Allora tu devi mangiare, mangia qualcosa. Prenditi degli avanzi. E con Lily invece continuiamo questa cosa qua della genitorialità, no? Vediamo cosa. Se mi dà delle interazioni diverse, perché è strano che non c'è chiedi della scuola comunque, no? Chiacchiere. Vabbè, rallegra. Oh, mi sa che lui va a letto. Ah sì, va a letto perché è stanco e domani c'è scuola ancora. Va bene, noi lo mandiamo pure a letto. Perfetto, anche tu inizi ad avere fame, però mi mangi qualcosa del tuo frigo personale, come per esempio del limone, la bacca di Sambuco e un lampone. Benissimo. E inizia ad essere stanca, sì, ma non troppo. Anche lui domani va a lavorare? Domani sì che vai a lavorare. Ok. Cosa abbiamo raggiunto qui? Cosa abbiamo raggiunto? Allora, nella pancia di una pianta mucca ha fatto una scoperta personale. Ha scoperto il proprio nuovo tratto ordinato. Sì, me l'ha scoperto stamattina, prima di iniziare appunto con l'episodio. E gliel'ho accettata, penso che sia abbastanza ordinato col fatto che ripulisce, mi fa spesso e volentieri il bucato, gliel'ho accettato. Mentre lei ha il compleanno, ha celebrato un compleanno e basta, lui invece niente, niente di nuovo. Ok, allora lui lo lasciamo alle sue cose, sì, forse c'è da fare ancora il bucato, ma no, non credo. Ok, allora occupati un po' di Chloe. No, tu non andare a letto, dai, a presto. Infatti, vieni qui e
Dunque, aspetta, qui, ok, a posto. Vieni, vieni qua, ti siedi perché voglio far accoppiare una rana, perché ragazzi ormai ce ne mancano poche al completamento della collezione e quindi ho fatto ricerche e dovrei riuscire a trovare le ultime rane nuove. Ci mancano quattro rane, a dir la verità, e dovrei trovare ovviamente quella giusta per fare l'accoppiamento. Allora, la rana foglia non ci serve, la rana cuore neanche. Allora, adesso ve lo dico, Ci serve la rana melanzana, fai accoppiare con la rana surfista. Questa qua. Dovrei aver sbloccato una nuova rana. No? Oh no, me l'ha data una uguale. Uffa. Niente. Come non detto. Allora, ce l'andiamo in bagno, pronte per andare a dormire perché comunque è l'una di notte. E domani, domani sì. Ah, giovedì c'è il coso delle carriere. Sì, la giornata delle carriere che casomai vediamo insieme ad Oliver. Tu invece stai in buono stato. Forse ci sarebbe da estirpare da. Spargimi un po' il mangime per domani mattina e basta. Giusto? Sì, basta. Però effettivamente, ragazzi, dovrei continuare a fare, terminare, diciamo, le varie collezioni che ho da fare con loro, perché poi, tra poco ci sarà comunque da, proseguire la vita insieme a Oliver, giustamente, no? E quindi voglio cercare di far finire anche le cose con loro. Facciamo così, prima di andare a letto, comunque li faccio finire tardi, non è un problema. Prima di andare a dormire, vediamo se riusciamo a creare un nuovo dolcetto. Perché lui ne ha nell'inventario. Ma abbiamo il latte che è scaduto. Oh no, tra poco. Ok, meno male. Volevo vedere. Ok, mi ha finito l'ognomo, non credo. Eh sì, vedete qua quanti ne abbiamo. Però questi qua io li ho imparati, ma non ho gli ingredienti giusti. Però vabbè, giusto per andare avanti, facciamo il dolcetto. Dolcetto proteico, salutare amichevole. Facciamo i vegetariani. Perché quelli li ho già fatti. Per fare gli altri mi servono degli ingredienti particolari. Vedete come la marmellata. Una crema pasticcera e una marmellata di mirtilli selvatici. Io non faccio le marmellate con loro e quindi ci tocca fare i dolcetti vegetariani. In poche parole. Ok, mentre Lili, tu te ne stai andando a dormire adesso, va bene. Cosa devi fare però per lavoro? Oh, parlami una pianta, aspetta, vieni, parla alla pianta mucca. Che non puoi, ma va bene, gioca. E a questo punto, oh, guardate i funghi notturni! Dai, parla con i funghi notturni. Sono anche da far evolvere, guardate che bello. E poi parlaci. E così andiamo avanti. Poi, per domani, cioè per il prossimo episodio, probabilmente andremo ancora una volta con Oliver a scuola. Sì, perché poi dopo giovedì, magari mercoledì lo saltiamo, anche se c'è il post scuola, lo saltiamo e poi ci andiamo giovedì perché voglio vedere questa cosa delle carriere, così vediamo se lui può orientarsi. Cioè, noi sappiamo già cosa andrà a fare, però voglio vedere come sarà questa giornata delle carriere e basta. Oh, perfetto, ci hanno dato i soldi, ottimo, però in realtà tu stai ancora bene, quindi nutrila. Io voglio vedere queste piante però enormi, cioè le voglio vedere abnormi proprio. E va bene. Va bene così, dai. Qua non sono stanchi per niente, però tra poco sarà ora di andare a scuola e lavoro, anche per Jasper, che tra 3 ore dovrà andare al lavoro. Vabbè, comunque, anche con lui ormai, secondo me, avrà una crisi di mezza età. E quando avrà la crisi di mezza età, credo proprio che lo lascerò a casa. È che non avrà un pensionamento poi dopo. Quindi vediamo un attimo cosa fare. Però va bene. Ok, li abbiamo fatti. Mentre con Lily. Ok. Perfetto.
Perfetto, abbiamo fatto anche con lei. A questo punto manda a letto tutti. Sì, perché sono abbastanza stanchini e va bene così. Lui sta benissimo, ha fatto i compiti per domani, è a posto. Come vi avevo detto, lui non sarà uno studioso, quindi non sarà un studente da 10, ma beh, va benissimo così e basta. Quindi direi che a questo punto possiamo salutarci. Spero che anche questo video vi sia piaciuto. Se è così, fatemelo sapere con un like e giù nei commenti. Fatemi sapere cosa ne pensate di Savannah anche. E possiamo vederci al prossimo video. Ciao!